È arrivato a Pesaro il carro allegorico La Calugna, un venticello dedicato a Gioacchino Rossini e realizzato dall'Associazione Carristi Fanesi. Partito ieri dai capannoni del Carnevale di Fano, dopo essere stato imbarcato al porto sul motopontone, questa mattina è stato trasportato via mare fino al molo di Calata Caio Duilio. Il gigante di cartapesta firmato da Luigi Piccinetti e alto 16 metri rimarrà al porto un paio di giorni necessari per rimontare i vari pezzi. Domenica poi, condizioni meteo permettendo, il carro sfilerà a partire dalle ore 11 dal basket giovane alla Palla di Pomodoro, sua destinazione finale. Alla sfilata è prevista la partecipazione anche del carro allegorico dedicato a Rossini e realizzato dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi. L'iniziativa, che sarà arricchita dalla musica di Rossini e dal getto di caramelle e cioccolatini, terminerà in Viale della Repubblica. Il carro allegorico sarà poi esposto in Piazzale della Libertà fino a mercoledì 21 marzo. È veramente molto emozionante per i pesaresi che vivono il Carnevale di Fano come una cosa bella, ma che non avevo mai vissuto nella propria città. È un'emozione per la Carnevalesca, per i carristi, per Piccinetti, per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto di collaborazione tra le due città, tenendo insieme una grande tradizione che è quella del Carnevale di Fano con Rossini, con il 150° di Rossini e quindi la città della musica. Siamo molto contenti, domenica mattina sarà una giornata di festa perché questo carro sfilerà dal porto fino alla Palla di Pomodoro e tanti pesaresi, tanti turisti potranno ammirare la creatività, la capacità dei carristi di Fano per diversi giorni a Piazzale della Libertà. Poi vorremmo farlo diventare una mostra itinerante per la città, non tutti i pezzi, ma magari la maggior parte dei pezzi potrà essere anche ammirata durante l'anno, però veramente una bella cosa è la dimostrazione che quando Pesaro e Fano collaborano su tanti aspetti, compresi gli aspetti culturali, veramente possono fare grandissime cose. E quindi insomma tutti hanno fatto squadra e grazie a questa capacità abbiamo ottenuto anche questo trasporto via mare, che in sé per sé è già un piccolo evento.